Buongiorno a tutti, sono Ariana 924, questo è il mio canale, oggi abbiamo venuto per la Royal Session. Diciamo un video molto soft in tempo di quarantena. Avevo già in mente di parlarne, ma siccome i tempi sono quelli che sono, ho deciso di parlarne adesso. Allora, la nostra vicenda comincia in Germania, a inizio del secolo scorso, quindi inizio del Novecento, a Berlino. Victoria Luise von Hohenzollern, principessa di Prussia, ha un vantaggio, ossia è la prima figlia femmina del Kaiser Guglielmo II. È nata nel 1892 dopo sei maschi e il padre l'adora. È un sentimento pienamente ricambiato. Diciamo che Victoria Luise è la classica cocca di papà per certi aspetti. Ne sposa tutte le contraddizioni, lo adora e sarà l'unica che facendogli occhi dolci riuscirà sempre ad ottenere qualcosa da lui, cosa che i suoi fratelli faranno spesso notare. Victoria Louise, d'altra parte, diciamo che mal sopporta la madre, la principessa e poi imperatrice Augusta e Victoria. Augusta Victoria passerà la storia come una donna scialba, noiosa, umile e di buon cuore. Diciamo che non è la partner adatta per una ragazzina così volitiva, così maschiaccio. Infatti, Victoria Louise, non appena diventa colonnello onorario di un reggimento di ussari, subito prende il suo incarico molto sul serio, ossia, oltre alla solita foto con l'uniforme da parata, partecipa alle esercitazioni, alle parate, a qualsiasi cosa inerente al suo reggimento per la felicità del padre. E quando raggiunge i 17 anni, fa sapere una cosa: lei si sposerà solamente per amore. E il Kaiser glielo concede. Sposarsi per amore all'epoca era una bizzarria, ma in certi casi veniva concesso. Ovviamente per amore si intendeva principe, sposa, principessa, non di certo principessa, sposa, stalliere, questo era impossibile a pensarlo. Comunque, nel 1910 le erede del defunto regno di Hannover ha un incidente di macchina mortale mentre si stava recando al funerale di un suo zio in Danimarca. Il Kaiser dunque manda un telegramma di condoglianze alla famiglia e il padre del deceduto pensa di fare una buona azione mandando il suo altro figlio a Berlino per ringraziare il Kaiser. Non lo avesse mai fatto. Bisogna dire una cosa. Augusta, comunque, Ernest Augusto, il principe che arriva a Berlino, è un bel ragazzo, alto, atletico e con buone, diciamo, conoscenze. E Victoria Louise si innamora fin dal primo momento di lui e decide che sposerà lui. Suo padre non è che ne sia così entusiasta, lui pensava a un partito più prestigioso. All'epoca molti sono focalizzati su il principe di Galles, il futuro Edoardo VIII. Pensava a lui, pensava a un granduca russo, a un altro principe regnante, non di certo Ernest Augusto. Ora mi spiego il perché. Allora, nel 1860, o meglio, durante quel decennio, la Prussia comincia una lenta e inesorabile conquista della Germania, che sappiamo culminerà con quella che noi chiamiamo la terza guerra d'indipendenza, loro la chiamano la guerra austro-prussiana, è la stessa, che porta a un'estromissione dell'Austria e dall'influenza della Germania e la Prussia che ingloba tutto. Ora, dopo
la proclamazione del Secondo Reich a Versailles dopo la guerra franco-prussiana del 1871, Jens Erlen diventano imperatori di Germania. Ma i vecchi stati, Sassonia, Baviera, Hannover, Assia, insomma tutti gli altri, non è che di fatto sono podestati, ma possono mantenere le proprie forme di governo e possono occuparsi di politica interna. La politica estera la dirige Berlino. Quindi il re di Baviera, il re di Sassonia, il re di Hannover, di fatto sono ancora regnanti, ma contano solamente a livello locale. Gli Hannover inoltre hanno perso letteralmente il loro territorio e sebbene lo abbiano riavuto, diciamo che sono in una posizione molto scomoda. Purtuttavia, possono contare su contatti importanti. Infatti la madre di Ernest è niente meno che Tira, o Tyra, non l'avevo capito, di Danimarca, che è la sorella di Alessandra di Galles, poi la regina Alessandra di Danimarca, di Maria Feodorovna di Russia, Zarina e madre di Nicola II, e di Giorgio I di Grecia. Insomma, gli Hannover, pur essendo sconfitti, pur essendo quasi di fatto esiliati in casa, sono una casata che ancora conta. Sono anche antenati dei reali inglesi, infatti in Hannover la legge salica non è prevista e quando Vittoria, la regina Vittoria, diventa regina d'Inghilterra, non può diventare principessa di Hannover, il titolo passa al suo zio Ernest di Cumberland, tanto che gli Hannover conservano ancora questo titolo. Oggi no, il motivo ve lo spiego dopo. Quindi Ernest August si trova, diciamo, corteggiato da Vittoria Louise, che lo assediava presso. Lei si vuole sposare e vuole sposare lui. Il padre è un po' riluttante alla fine del suo permesso, ma c'è un ostacolo a cui nessuno dei due ha pensato. Ernest August non la vuole sposare, no? Diciamo che la trova molto attraente perché Vittoria Louise è una bella ragazza, alta, bionda, dai capelli lunghi, molto delicata. Se guardiamo le sue foto di quando è giovane sembra quasi una bambolina. E diciamo che a livello fisico lui ci sarebbe pure, ma è comunque la figlia del Kaiser, la figlia di un uomo che ha cacciato la sua famiglia, che le ha spogliati dei propri poteri. E l'idea di finire sepolto in qualche parata prussiana, francamente, non è che lo attiri. Quindi, la prima volta lui risponde no. Il Kaiser non accetta mai no come risposta e Guglielmo II è un tipo, come abbiamo già visto nel 1900, molto testardo e anche molto emotivo. E quindi fa di tutto per convincere Ernest August. Prima lo supplica, poi lo implora, addirittura gli ordina di sposare sua figlia, ma Ernest August continua a dire di no. La famiglia in effetti sarebbe per il no, ma cominciano ad intravedere, diciamo, i possibili vantaggi. In particolar modo, il cognato di Ernest, un certo Maximilian von Baden, diciamo che alla fine convince il futuro sposo, molto entusiasta, a dire di sì. Pongono però una condizione. Loro si aspettano, diciamo, una compensazione per questo matrimonio. E d'altra parte, il Kaiser non vuole che sua figlia sposi un duca da nulla, un principe che non è nulla, no. Lui vuole che sua figlia sia in qualche modo una regnante. Per fare ciò, diciamo, riesuma, il vecchio ducato di Brunswick, il ducato originario degli Hannover. Ce lo ricordiamo la vicenda di Sofia di Brunswick e Königsmark, di cui vi ho parlato quasi all'inizio. Bene, quel ducato era rimasto in sonno e annesso alla all'Hannover. Ora viene in qualche modo risputato fuori, reso un ducato regnante e viene donato dal Kaiser ai futuri sposi.
Vittoria e Luisa non sta più nella pelle e viene organizzato un grande matrimonio, a cui vengono invitati tutti i parenti. Si presentano infatti Nicola II di Russia con sua moglie la zarina Alessandra, si presenta il re Giorgio I di Grecia con i suoi figli, i parenti danesi, tutti i parenti tedeschi, Vittorio Emanuele e sua moglie Elena di Montenegro si presentano, Francesco Giuseppe manda alcuni arciduchi di famiglia, Re Giorgio V e la regina Mary si presentano, Alfonso XIII con sua moglie Vittoria Eugenia si presentano, insomma, il matrimonio conta ben 1200 persone. Ed è forse l'evento del decennio, probabilmente perché è anche l'ultimo grande matrimonio della Belle Époque. L'anno successivo, infatti, esploderà la guerra. Paradossalmente, facendo alcuni conti, sembra che il matrimonio sia anche servito agli altri partecipanti, perché a distanza di 9 mesi, 8 mesi, sono nati diversi principi, quindi a quanto pare l'atmosfera è stata propizia. Succede. Comunque, i coniugi si trasferiscono a Brunswick, dove la municipalità dona a Vittoria Luise la famosa terra Brunswick. Di questo forse ne ha già parlato Marina Minelli, io non me ne intendo molto. Sembra che la tiara sia appartenuta in origine a Josephine Bonaparte, donatale dal marito, sembra. Comunque Vittoria Luise la adora e la indosserà quasi in ogni occasione e la considererà sua, in quanto come bene personale, non come sua in quanto principessa di Brunswick, in questo caso non ci pensa nemmeno. È sua come Vittoria Luise, punto. La coppia mette al mondo 5 figli e dal 1914 Ernest Augusto deve servire nell'esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Vittoria Luise quindi si reca molto spesso a Berlino, dove è tra le poche a rendersi conto che la guerra non finirà bene per la Germania. Purtroppo non riesce ad accennare il pensiero al padre, un po' per timore, e un po' perché il padre è di fatto isolato, diciamo, dalla corte, dall'esercito. Di fatto Guglielmo II verrà imprigionato in una sorta di bolla dai generali, i quali riporteranno notizie falsate, ma non stiamo parlando di questo, non parliamo di Guglielmo II durante la Prima Guerra Mondiale, perché è un discorso molto lungo, potrebbe fare diverse valutazioni sullo stato psichico del Kaiser, su cosa gli fu detto e cosa non gli fu detto. Diciamo solo che la guerra finisce, come sappiamo, nel 1919, la Germania cessa di esistere come impero, viene proclamata la Repubblica grazie all'intervento di Maximilian von Baden, che è passato alla storia come Max von Baden, ultimo cancelliere del Secondo Reich, e Vittoria Luise e Ernest August perdono gran parte dei loro domini. Perdono tutto, riescono a salvare i gioielli e si trasferiscono e possono rimanere in Germania. Allora, dei loro figli, Ernest e il nonno di l'attuale Ernest di Hannover, il secondo marito, il terzo marito di Caroline di Monaco. Un altro, Berchtold, è il cognato del duca di Edimburgo e l'unica figlia, Frederica, è la madre della regina Sofia di Grecia, regina di Spagna. Vittoria e Luise, come il marito, saranno simpatizzanti del nazismo, non tanto per vero simpatia, ma perché, come molti altri aristocratici, vedranno nel nazismo un sistema per poter tornare al potere. Lo stesso Kaiser si illuderà che Hitler voglia restaurarlo sul trono, ma a differenza degli altri parenti, come i sassoni e i bavaresi, che prenderanno presto coscienza, e addirittura nel caso dei sassoni e del nipote di Vittorio Luise, che saranno ferventi antinazisti,
Victoria, lui se suo marito non fanno quasi nulla, si limitano ad osservare al momento giusto sganciarsi, insomma, molto facile per loro. Negli anni, diciamo che i rapporti tra Victoria e Louise, sempre volitiva, sempre testarda, con i figli, diciamo che andranno lentamente a rotoli. Infatti, alla morte del marito, il figlio, il primogenito, le chiede la tiara Brunswick per sua moglie, insomma, adesso che lei la duchessa di Hannover e ne avrebbe bisogno per occasione di cerimoniale. Victoria Louise dice no, la tiara è sua, punto. È sua perché è un dono fatto a lei personalmente, non a lei come principessa di Hannover, quindi la tiara lei non la dà. E ovviamente la questione arriva anche in tribunale, poi ci saranno molte dispute tra lei e i suoi figli, sia a livello di tribunale, sia a livello più dinastico, a livello economico, insomma, non finirà bene. Diciamo che per concludere possiamo dire che quella che è iniziata come, diciamo, una storia d'amore piuttosto anomala, diventa un rapporto di buona fiducia tra entrambi i coniugi e che ci ha portato anche con la tiara che ha spesso indossato Caroline di Monaco, in quanto anche lei è principessa di Hannover. Vittoria Luisa è forse l'unica che sia riuscita veramente a capire il padre, a rispettarlo e volergli bene. Ma nemmeno lei riuscirà a fermare il declino della Germania. Molto del suo carattere è, diciamo, passato a sua figlia Federica, passata alla storia come la temibile regina di Grecia, cosa che in effetti un po' era, ma lei anche questo è ridimensionato. E detto ciò, passiamo ai libri. Allora, primo, Marina Minelli, 101 storie di regine e principesse. Che non ti hanno mai raccontato dove si parla di Victoria Luise. Sempre di Marina Minelli, lei regina e le principesse più malvagie della storia, dove si parla più di Federica, ma comunque sì, c'è una panoramica su Victoria Luise e il suo matrimonio con Ernest Augusto. Poi, più in dettaglio su Victoria Luise e il Kaiser e anche un po' la prima guerra mondiale, di Hohenzollern. Dal grande lettore Guglielmo II di Walter Henry Nelson. È un po' datato, ma è l'unico testo che abbiamo trovato su Hannover e su Jensen, quindi proprio di meglio non si poteva ottenere. Siccome le due dinastie sono molto collegate, qui vengono seguite abbastanza in parallelo, con ovvia predilezione per Jensen. E ovviamente non ve lo dovrei nemmeno dire, ma sempre complotto reale di Roberto Giardina, qui c'è di tutto, compresi loro. Detto ciò, alla prossima, statemi bene, rimanete a casa e se avete richieste per altri video soft, quindi storie di matrimonio, storie un po' gossipare, storie di nascite, insomma cose semplici, niente che cose elaborate anche per questa Royal Session, scrivetemelo qui sotto nei commenti su Facebook. O su Instagram, dove spesso faccio dei sondaggi e dove condivido questi video. Alla prossima. Au revoir.